Ciao ragazze, eccomi qui, sono ritornata, sono mancata un po', e devo dire che mi è mancato davvero fare i video, quindi non vedevo l'ora di riprendere, quindi di riprendere un po' il ritmo perché ho veramente in mente tanti video da registrare, quindi oggi ritorno un po' in linea, diciamo, in regola. Allora, qui continua a fare caldo. Non se ne può più veramente, c'è un'afa assurda, un'umidità veramente pazzesca, quasi al 50% di umidità, quindi io vedo un po' le zone dove davvero ha fatto un tempo bruttissimo, quindi le situazioni in altre parti d'Italia sono tragiche, mi dispiace tantissimo, quindi saluto le ragazze di quei posti lì, qui si schiatta, si continua ad andare al mare, è sempre estate. Però speriamo arrivi un po' una ventata di freschezza. Allora, ritorno con un video dove vi faccio vedere ultimi acquisti che ho fatto, però sono acquisti comunque anche di un mese abbondante, perché manco da un po'. Quindi vi faccio vedere un po' di cose che già sto utilizzando, quindi già vi posso dire se mi piacciono oppure no. E quindi altre cose, diciamo un po' di chiacchiere tra di noi. Allora, sono andata in bioprofumeria perché volevo acquistare l'acqua termale, quella Eau Thermale Jonzac, non so come si pronunci, credo sia francese, in bioprofumeria, perché ne parlano bene, quindi ero curiosa di provare quest'acqua termale, perché voglio un po' provare, testarne di diverse, solo che era esaurita, quindi non c'era. E ho dovuto comunque ripiegare su un'altra acqua termale che appunto volevo provare. Questa l'ho presa in farmacia, è l'acqua famosissima termale di Avène. Ho preso questa da quant'è questa? Da 150, credo sia, sì, da 150. Allora, la sto utilizzando, devo dire che mi piace molto come profumazione, molto neutra, ovviamente, ed è di una freschezza pazzesca, veramente. Ottima, io la vaporizzo sul viso dopo che mi sono struccata, però con questo caldo, ahimè, la spruzzo anche quando mi pare e piace. È veramente, veramente fresca, anche sul corpo, quindi davvero valida. E bagno anche le maschere, quindi le maschere quelle in polvere, tipo quelle di Cadet, che hanno bisogno appunto di essere bagnate, uso questa qui, quindi mi sta davvero piacendo. L'ho pagata 8 euro, se non sbaglio. Poi in bioprofumeria, appunto, non avevo comprato l'acqua termale e ho deciso di provare, perché comunque ne volevo provare qualcuna, l'acqua di rose della Subio Ethic. Anche questa, praticamente le alterno, uso un po' una e un po' un'altra. Questa devo dire che, nonostante il caldo, io comunque non la tengo in frigo, la tengo così in camera, è davvero fresca. Ed è molto è lenitiva, quindi mi sento veramente dopo lo struccaggio questa pelle bella, bella pulita, la sento bella pulita e bella fresca, quindi ne ho utilizzata pochissimo, però come prima impressione mi sta piacendo tanto. Come mi sta piacendo, volevo un gel detergente per il viso, perché nel periodo d'agosto, diciamo, avevo un po' la pelle con dei brufoletti qui sulla fronte, un po' il caldo, un po' comunque l'acqua del mare, ci passiamo spesse volte magari le mani non perfettamente pulite, quindi si tende un po' a sporcare di più la pelle, quindi volevo un gel. Scusate il cellulare, devo mettere il silenzioso, altrimenti potrebbe squillare all'infinito. Quindi volevo un gel detergente appunto lenitivo, rinfrescante e ho comprato questo si vede, di BioHearth. Io ho usato altri prodotti di BioHearth ed è un ottimo brand. Quindi questo qui è per pelli normali, miste ed impure e svolge un'azione lenitiva e delicatamente purificante. Quindi per questo motivo l'ho preso ed è al gel di aloe vera, tea tree oil, che è appunto un antibatterico, camomilla rosa canina. Non
Devo dire, mi sta piacendo davvero tanto. La mattina lavo il viso con questo e lo sento veramente, veramente pulito, anche perché ultimamente ho usato una crema che mi faceva lucidare. Ve la farò vedere nei prodotti finiti. Quindi sentivo proprio il bisogno di pulirmi il viso. In realtà sono lucida anche adesso, ma perché, ragazzi, sto sudando, fa caldissimo. Quindi mi sto trovando davvero bene. Questo costava, non ricordo, forse sugli 8 euro e questo sui 9 euro. Quindi prezzi più o meno sono quelli i prezzi. Diciamo che negli e-commerce bio variano comunque i prezzi. Ci sono 1 euro, un paio di euro di differenza. Passiamo invece al make-up. Allora, avevo fatto un ordine su Sephora, il mio primo ordine su Sephora, da Sephora. Non avevo mai acquistato online, sinceramente. Perché ho acquistato online? Per un motivo. Mi era terminata la base, il Premier Potion della Urban Decay, ed ero andata appunto a Bari da Sephora per comprarlo, oppure per prendere quello della Too Faced, la Shadow Insurance, che mi piace di... non mi piace, diciamo che sono pari come qualità, secondo me, come resa. Però la Urban Decay, il Premier Potion, ha aumentato un po', costa un pochettino di più rispetto a prima, quindi ero comunque orientata sull'acquisto della Too Faced, però erano entrambi esauriti da Sephora, quindi non c'era né una né l'altra, sono rimasta diciamo senza. Sto utilizzando altri primer che ho, ma sinceramente poi magari vi farò vedere, non mi soddisfano tantissimo e qualche giorno dopo mi è arrivata la promozione su Sephora, facendo un ordine di 30 euro si riceveva in omaggio un kit della Too Faced con delle mini taglie. Tra queste mini taglie c'era appunto la base, la Shadow Insurance. Ho detto allora approfitto, prendo qualcosina che avevo addocchiato, ho preso due prodotti in saldo e quindi approfitto appunto della promozione e mi prendo questo kit, anche perché conteneva questa che comunque mi serviva e doveva contenere una tinta labbra della Too Faced, la Melted, ora non ricordo la colorazione, però non si sa per quale arcano motivo tutte le ragazze che hanno fatto l'ordine con questa promozione non hanno ricevuto la Melted, ma al suo posto hanno ricevuto il primer viso, che io non so che farmene sinceramente, perché io non uso primer viso. Sì, magari lo provo, però non era una cosa che comunque volevo. Mi sarebbe piaciuta tanto la Melted, anche perché le volevo provare. Quindi, pazienza. Nel kit c'era questa, il primer, una mini taglia. Questo è il nuovo fondotinta. Il nuovo fondotinta della Too Faced, che tra l'altro è anche comoda come mini taglia. Non so la colorazione. Se va bene per me, la colorazione è la light beige, però non vi so dire. Devo provarla. Con questo caldo, ovviamente, ancora non sto usando fondotinta, BB cream e altro, quindi non sto utilizzando niente. E come sempre nel kit c'era il mascara, sempre mini taglia, sempre comodo, il Better Than Sex. Questo devo ancora provare, non sto utilizzando niente ancora, quindi vi farò sapere. L'ordine invece, cosa ho preso dell'ordine? Diciamo dei prodotti. Scusate, ho preso due prodotti in saldo che avevo visto, ho approfittato, ho voluto prendere una tinta labbra. La Rouge Pour Couture Vernis à Lèvres di Yves Saint Laurent. Questa qui. Non ho mai provato una. La numero 13, Rose Tempura. È specchiato, non so se si vede. Non si vede una cippa. Questa è venuta sui 21 euro. Cioè, non è che sia low cost, però ho detto, ma sì. Prendiamola, proviamola. Allora, il pack è questo, come sapete. Questa non l'ho ancora utilizzata, devo dire la verità. Conoscete il pennellino?
ed è questo bellissimo colore che a me piace, io uso tanto, quindi questa qui, questo rosa bello acceso. Quindi la devo provare, vediamo come mi trovo. Sinceramente non ho provato nulla perché con queste temperature non ho neanche voglia, quindi vediamo, tanto c'è tempo. E poi come secondo prodotto ho voluto prendere questo blush bronzer, sempre Too Faced Pink Leopard, perché era scontato al 50%, l'ho pagato 12,90, quindi ho detto perché no, proviamolo. Questo è il pack, molto bello, sembra un doblone d'oro. Non ha colorazione, quindi credo ce n'erano altri, quindi devo dire che era ed è questa meraviglia leopardata maculata. Questo mix di blush e bronzer, molto molto particolare, molto bello. Ve lo swatcho qua, però vedete? Molto molto bello, particolare, illuminante, blush, bronzer. Io questo lo userò anche molto l'inverno, quindi è veramente particolare. Quindi ho preso questi due prodotti appunto per usufruire del kit più campioncini di profumo che loro ti permettono appunto di inserire nell'ordine. Poi finalmente sono andata da Wycon, ce l'ho fatta. È strana come cosa perché ho Wycon, non dico vicinissimo, però abbastanza vicino, solo che non ci vado quasi mai perché si trova in un centro commerciale che non frequento proprio tantissimo, ma una volta ogni tanto. Quindi ho detto questa volta ho fatto piazzare il mio fidanzato sulla panchina di fronte nel corridoio e io ho dato un bello sguardo ai prodotti. Cosa ho preso? Allora, c'era la promozione rossetto e matita insieme, i matte Sublime Lipstick. E ho voluto prendere il rosa mattone 603, abbinato appunto alla matita labbra, sempre rosa mattone, la 24. Allora li swatcho, tutti i prodotti che ancora non ho utilizzato, quindi non vi so dire ancora come mi trovo. Questo è il rossetto, ne parlano bene, quindi devo un po' provare. Vi swatcho sia la matita e il rossetto accanto. L'ho voluto prendere anche perché è un rossetto molto che io uso comunque, sono colori che uso molto l'inverno anche, quindi sia l'inverno che l'estate, sinceramente. E sono questi due. Come vedete sono uguali, quindi la matita ottima per fare un bel contorno labbra e il rossetto matte. E si vede che è matte. Vediamo un po' la durata. Se voi avete provato, fatemi, diciamo, sapere, così mi regolo. Io sto sudando, raga, tantissimo. E poi ho voluto prendere un liquid lipstick, le famose tinte. Ho preso la 08 Sangria, questo bel colorazzo scuro. Eccola, molto bella anche questa. Ve la metto a fianco a quella di Yves Saint Laurent, che vabbè, non c'entra niente, sono diverse. Ed è questo bel color Sangria. Eccolo, bello. Tra l'altro, ho letto in giro che la nuova collezione di Wycon merita, merita tantissimo. Quindi devo ritornare per dare un po' un'occhiata. Poi ho voluto prendere, e questo era in offerta. Lo ricordo, gli altri prezzi non li ricordo, sinceramente. Questo era in offerta a 4,90 e l'ho voluto prendere. Ed è il Bambi Eyes, questo eyeliner con la punta bella. Doppia non tanto, però così cicciotta, diciamo, per fare una riga forse un po' più spessa. Però siccome io cerco sempre degli eyeliner un po', non lo so, cerco perché voglio sempre trovare quello che mi piace davvero. Mi sa che vi farò un video con una lista degli eyeliner in penna che mi sono piaciuti e quelli che non mi sono piaciuti, perché ne ho provati di diversi. E quindi ho detto perché no, proviamo anche lui e vediamo un po' come mi trovo. Ultima cosa da Wycon, uno smalto sempre in offerta, 1,90 della linea Sugar Effect.
Non so se si vede, però è veramente un colore molto bello. Di base non so neanche com'è, perché non l'ho neanche provato. È da un po' che l'ho comprato, però ha una base prugna. Vedete, non si vede una cippa. Comunque, ha una base prugna con questi belli glitterozzi. Quando lo indosserò, io metto sempre la foto su Instagram, quindi potete andare a vedere ed è il numero 805 se vi interessa. C'erano tutti gli smalti a 1,90 euro, però ho voluto prendere solo questo. Poi girettino da Kiko, l'ultima collezione non c'era perché sono andata forse un mesetto fa, sì. E quindi non ho guardato la penultima collezione, l'ho vista, ma non mi interessava nulla. Ho preso soltanto le matite che mi piacciono. Vi ho già detto che mi piacciono, le Glamorous Eye Pencil. Erano in offerta, se non sbaglio, a 2,20 euro, se non ricordo male. Ho voluto prendere la 400, che è praticamente la compagna di quella che ho già. Io ho la 401, che tende un po' più al bronzo, invece questa è più dorata. Ed è questa qui. È molto bella, super luminosa. Io l'ho usata tantissimo in quest'ultimo periodo nella rima interna e sotto la rima esterna, anche inferiore. Molto luminosa, dà veramente luce allo sguardo. E poi ho voluto prendere la 410, che è questo verde, verde stupendo, che tra l'altro ho anche oggi, però non si vede nulla. E devo dire, molto bello. Queste matite durano un sacco. Io ho usato la 401, quella color bronzo, nella rima interna l'ho messa anche al mare. Devo dire che anche andando sott'acqua non va via e neanche sbava. Quindi devo dire, delle matite valide. Ultime cose, stand della P2 da OVS. Ho voluto prendere lo smalto che tra l'altro indosso, la linea Volume Gloss, che a me piace tantissimo, 220 Charming Girl, questo rosa lilla. È un lilla però molto rosato. È bello. Devo dire che questi smalti, come dice qui, smalto per unghie effetto volumizzante, devo dire che veramente danno volume alle unghie, non so perché, è proprio la formulazione, ed è questo colore qui. Vedete? Molto carino, molto bello sulle mani abbronzate. Poi, smalto nuovo, ho preso questo di Vrouché della nuova linea. Volevo un rosso perché, caso strano, ho pochi rossi, quindi volevo un rosso, ho preso questo qui che si chiama il 41 Garance. Non l'ho ancora usato neanche questo, quindi bello anche lui. Una nota negativa di Vrouché, la voglio fare per quanto riguarda il top coat effetto gel. Come vedete, già è a metà perché lo sto utilizzando. Però, sinceramente, mi piace e non mi piace. Allora, mi piace perché dà un bel effetto alle unghie, veramente effetto gel, lucidissime e danno veramente quell'effetto di bombatura, di come quando uno fa una ricostruzione, una copertura in gel. Però cosa mi succede? Forse con lo smalto della stessa linea non mi è capitato, ora non ricordo, ma con altri smalti e anche con quello che ho adesso. Cosa mi fa questo top coat? Ora non so se vi riesco a far vedere, però è come se sulle punte si mangi, è come se si mangiasse lo smalto praticamente. Lo tira un po' indietro, quindi mi lascia un po' la parte finale dell'unghia quasi con un rilievo. Non so se si riesce a capire. Non si vede forse tanto bene. Mi lascia proprio l'unghia come un bordino. Come se io non avessi passato il top coat sulla parte finale dell'unghia, quando invece io vado fino in fondo. Quindi non riesco a capire perché mi faccia questa cosa con altri smalti, perché se non ricordo male, con lo smalto effetto gel questa cosa non mi è successa. Quindi devo un po' indagare, e poi comunque devo dire che lo sto usando, però siamo già a metà. Da una parte è una cosa, diciamo, buona, perché comunque gli smalti troppo grossi non si finiscono mai, quindi non è male come idea, soprattutto in questo caso che magari non mi sta soddisfacendo tantissimo, quindi non vedo l'ora che finisca, perché
Consigliatemi qualche top coat effetto gel che vi è piaciuto perché voglio provarne altri. L'effetto mi piace, però mi fa questo difetto che sinceramente non so perché me lo faccia. Niente ragazze, questi sono gli ultimi prodotti che ho acquistato e che ho utilizzato. Spero che siate contente del mio ritorno. Io adesso giro un bel po' di video e quindi non vi lascerò più. Mi raccomando, state sul mio canale e seguitemi anche su Instagram perché lì posto tantissime foto. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!